Benvenuti a questa nuova edizione del TG Oristanese. Dopo una lunga malattia è deceduto Eugenio Strianese, ex manager dell'ASL 13 di Oristano. Aveva guidato come direttore generale l'azienda sanitaria oristanese dal 2000 al 2005. In precedenza era stato nominato segretario generale della provincia di Oristano, dopo aver ricoperto lo stesso incarico al comune di Cagliari. Dopo aver lasciato l'ASL, aveva ricoperto l'incarico di revisore dei conti in diverse giunte, compreso il comune di Busacchi, che nel 2011 gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. I funerali si celebreranno domani 6 giugno alle ore 16 nella cattedrale di Oristano. Avviato a Oristano il procedimento col rito abbreviato sull'uccisione del giovane di Macomer Manuel Careddu in riva Lago Omodeo. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. È stata una giornata carica di emozioni e di tensione presso il Palazzo di Giustizia di Oristano, iniziata con le urla dei familiari di Manuel Careddu contro i tre imputati, Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, che hanno scelto il rito abbreviato. Quella di oggi è stata la prima udienza ad Oristano, mentre al Tribunale di Cagliari si è svolto il processo con un rito abbreviato contro i due giovanissimi accusati, con i tre maggiorenni, di aver partecipato all'omicidio del 18enne di Macomer. Un quarto maggiorenne, Nicola Caboni, ha patteggiato per l'accusa di soppressione di cadavere. Il giudice ha respinto la richiesta avanzata dall'avvocato Aurelio Schintu, che per Fodde aveva posto la condizione alla perizia psichiatrica. Accolta invece la richiesta dell'avvocato Antonello Spada, che aveva posto come condizione l'audizione di un file che aiuterebbe a capire meglio la posizione di Satta. Le prossime udienze del processo Oristano sono già state fissate per il 5, l'8, il 10 e il 12 luglio. Le richieste di condanna dell'accusa sostenute dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso sono previste per venerdì 5 luglio. Poi toccherà alle parti civili e alla difesa. La sentenza potrebbe arrivare nella giornata del 12 luglio. Voltiamo pagina. Vitalizi, al via i tagli. Sentiamo i dettagli. Hanno iniziato a piangere i 28 titolari dei vitalizi, ex consiglieri regionali, eletti una, due, tre, quattro legislature, due dei quali superano i 1.000 euro netti al mese, sette sono tra i 2.000 e i 3.000 euro, 11 oltre i 3.000, sette superano i 4, uno addirittura i 5.000. Almeno tre ex onorevoli, stando alle ricostruzioni pubblicate, al vitalizio da consigliere regionale hanno aggiunto quelle della permanenza alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, che nei tre casi portano questi riconoscimenti a quota 4,6, 6,5 e 9,3, in assoluto il più alto di tutti. Una bella pattuglia di privilegiati, quasi tutti in sonno, a godersi il maturato attraverso norme e parametri che si sono cuciti addosso sempre e sempre autoreferenziali. Di porre fine ai vitalizi, considerati un affronto per la società civile, e questo per le ingiustizie e le disuguaglianze in atto, proprio in materia di pensioni e previdenza, alla fine del 2011 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva stabilito che dalla quindicesima legislatura i vitalizi sarebbero stati cancellati. In buona sostanza, chi è stato eletto per la prima volta nel 2014 non ha diritto a questo privilegio, in salvo da questo divieto gli eletti in precedenza. Al momento i vitalizi erogati in Sardegna sono 309, con una spesa annua di circa 17 milioni di euro. Il risparmio ipotizzato è di poco superiore al 1,5 milioni. E per capire la scala dei valori adottata, occorrerà attendere il provvedimento della Presidenza del Consiglio regionale previsto prima dell'estate. Ma i tagli saranno comunque esigui, un terzo degli interessati non ne subirà alcuno e per altri gli scaglioni di trattenute sono dal 10 al 20%, un capo firmato e una cena in ristorante di meno.
Si terrà giovedì 6 giugno con inizio alle ore 16 presso la sede della Confapi Sardegna di Oristano l'incontro sul tema welfare aziendale, vantaggi per le imprese, i lavoratori e il territorio. I lavori saranno aperti dal presidente di Confapi, Sergio Cutuli. Seguiranno gli interventi di Miriam Carboni, consulente del lavoro, Simona Puligi, responsabile relazioni industriali di Confapi Sardegna e Marco Cannas, direttore area imprese Sardegna di Intesa San Paolo. Ingiunzioni di pagamento, sospensioni della fornitura di acqua potabile, pignoramenti di conti, depositi, pensioni e stipendi. Succede nell'Oristanese a centinaia di migliaia di utenti di Abbanoa. Sentiamo i dettagli. Ingiunzioni di pagamento, sospensione della fornitura di acqua potabile, pignoramenti di conti, depositi, pensioni e stipendi. Succede nell'Oristanese a centinaia di migliaia di utenti di Abbanoa. Questo è l'oggetto dell'interpellanza rivolta al presidente della regione Cristian Solinas e all'assessore ai lavori pubblici Roberto Frongia, dal consigliere regionale del gruppo misto e sindaco di Paolilattino Domenico Gallus. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza sul numero esatto di ingiunzioni notificate, delle esecuzioni intraprese, di slacci per presunta morosità, ma anche sull'ammontare delle somme incassate dall'ente attraverso le riscossioni coattive dal 1 gennaio 2017 a oggi, nonché dei costi di spese legali sostenuti. Inoltre domanda anche delucidazioni sul nome dei legali a cui il gestore unico del servizio idrico integrato ha affidato gli incarichi per effettuare i procedimenti di riscossione coattiva con specifica dei compensi ricevuti. Infine Gallus lancia una proposta, un accordo per consentire ai destinatari delle ingiunzioni di pagare saldo e stralcio tra il 20% e il 30% delle somme richieste. La città di Oristano merita di essere seguita con attenzione. Sentiamo il punto di Paolo De Sous. C'è una parte importante della città che merita di essere seguita e messa a norma da parte dell'amministrazione comunale, se non altro per gli spazi resi pubblici che ne ha ricavato e per i moduli urbanistici che hanno consentito ulteriori percorsi pedonali. Si tratta della via Mattei e del complesso di Città Giardino che questa strada fiancheggia. Via Mattei per il traffico in ingresso da Viale Repubblica, dal Ponte sul Tirso, dalla borgata di Torre Grande, da Cabras e dalle sue spiagge. Percorsi pericolosi, privi di una segnaletica e di agibilità, in attesa di una razionale sistemazione dei suoi assetti, compresa la installazione di uno o più dissuasori in via Mattei, come avvenuto nella benestante Viale Repubblica. Città Giardino, a differenza degli altri complessi edificati nelle zone limitrofe, resta quella dove maggiori sono gli spazi per parcheggi, anche in relazione alla dotazione privata che corre lungo tutto il perimetro sottostante. Altrove negli anni si sono consentite edificazioni selvagge, anche con una pluralità di attività, centri commerciali, sale cinematografiche, alberghi e quant'altro, una ammucchiata indiscriminata priva dei servizi essenziali. Si svolgeranno in tutta Italia l'8 e il 9 giugno le giornate dei musei ecclesiastici Se Scambio Cambio, un'iniziativa promossa dall'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. Per l'occasione anche il Museo Diocesano Arborense accoglierà gratuitamente i visitatori, chiedendo loro di portare in cambio dell'ingresso gratuito un bene non deperibile o un'offerta che saranno destinati alle suore della comunità di vita contemplativa Nostra Signora di Bonaria. Il museo sarà aperto a tale iniziativa sabato 8 giugno dalle 17 alle 20 e domenica 9 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Giovedì 6 giugno all'ex mattatoio comune di Oristano si terrà un nuovo appuntamento con i veterinari AS Oristano per la microcipatura dei cani non ancora iscritti all'anagrafe. La prestazione effettuata gratuitamente può essere prenotata al numero telefonico 345 661 9323 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12:30. Ora vi lascio due approfondimenti, il primo sulla festa per il 205° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri celebrata oggi, il secondo sulla nomina di Monsignor Ignazio Sanna, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Grazie di essere stati con noi, buon proseguimento. Oggi, in
in occasione della ricorrenza della concessione alla sua bandiera della prima medaglia d'oro al valor militare per l'eroica partecipazione al primo conflitto mondiale, l'Arma dei Carabinieri celebra il 205° annuale della sua fondazione, sancita il 13 luglio 1814 da Re Vittorio Emanuele I con le regie patenti. Presenta! Paghi! Onori al prefetto degli Stati! In occasione della ricorrenza del 205° anniversario della fondazione dell'Arma, indirizzo un commosso pensiero ai carabinieri che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni e alla comunità dei cittadini, alle loro famiglie che con dignità e coraggio vivono il dolore di una perdita incolmabile. Desidero far giungere l'affettuosa vicinanza e la riconoscenza del Paese. Rivolgo un deferente omaggio alla bandiera, simbolo dell'Italia e manifestazione del valore dell'Arma, insignita oggi della medaglia d'oro al merito civile per le prove di coraggio e determinazione offerte dal gruppo di intervento speciale nel contrasto alla minaccia portata contro le istituzioni democratiche, dall'eversione interna, dal terrorismo internazionale e dalla criminalità organizzata. Una bandiera gloriosa, decorata quest'anno con la medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, per l'encomiabile impegno dimostrato in 50 anni di attività dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, per l'azione con cui contribuisce alla salvaguardia dei beni artistici e archeologici. Un lungo cammino della storia d'Italia, nell'ambito della quale i carabinieri sono protagonisti per la loro dedizione al bene comune e per il presidio espresso dei valori più alti della nostra comunità, la libertà, l'unità, la coesione sociale, la legalità. In sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, i carabinieri, forti del servizio territoriale di prossimità che esprimono, hanno rappresentato il volto della Repubblica nella tutela dei diritti dei cittadini, nel mantenimento della sicurezza pubblica, negli interventi per soccorrere le popolazioni colpite dalle calamità naturali, nel contrasto alla delinquenza comune, nella repressione del crimine organizzato o di matrice terroristica ed eversiva. Un impegno arricchito dall'opera svolta in contesti internazionali destabilizzati, dove i carabinieri hanno saputo dispiegare un'elevata professionalità, accompagnata da spiccata umanità, da rispetto per culture e tradizioni diverse, suscitando sentimenti di stima e riconoscenza. In questa giornata di festa formulo a voi, donne e uomini dell'Arma, alle vostre famiglie e ai carabinieri in congedo, più fervidi voti augurali. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva la Repubblica. Sergio Mattarella. Yeah. Hey!
comandante di riposo. Autorità, gentili ospiti, amici dell'arma, grazie. A nome di tutti i carabinieri del comando provinciale porgo un caloroso e sentito benvenuto al 205° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri. I carabinieri della provincia di Oristano, in servizio e in congedo, che ho l'alto onore di rappresentare, vi ringraziano per aver voluto condividere con noi questa giornata densa di significati, arricchendola di solennità e prestigio. La vostra partecipazione è l'esempio concreto dell'affetto che il popolo di questa terra prova per i suoi carabinieri. Un sentimento che ricambiamo con pari intensità, ne siamo onorati, felici e riconoscenti. Proprio in virtù della vostra continua vicinanza siamo pienamente consapevoli delle responsabilità che ricadono sulle nostre spalle e cercheremo sempre di essere all'altezza delle aspettative di sicurezza di questo territorio. Questa festa ricorre nell'anniversario della concessione della prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'arma, conferita al termine del primo conflitto mondiale, durante il quale l'arma rinnovellò, così nella motivazione, le sue tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo. Parole che richiamano la fierezza che motiva il nostro servire sin dalla fondazione e che da allora descrivono anche lo slancio che col nobile senso d'appartenenza ha mosso e muove le giovani generazioni di carabinieri. Rinsaldare il prestigio conquistato confermando una vocazione esclusivamente orientata al bene della patria e della comunità nazionale. Servire la patria è un onore che ci viene riservato dalla scelta che tanti anni fa abbiamo compiuto e che va confermata e rinnovata ogni giorno. I pilastri su cui da 205 anni si fonda l'arma sono sempre gli stessi: appartenenza istituzionale, senso del dovere e spirito di sacrificio. Continuate a essere orgogliosi di appartenere a un'istituzione inimitabile e di vestire sempre questa straordinaria uniforme secondo i più elevati modelli valoriali. La professione del carabiniere è sempre più una professione sociale, sottolineato anche nel suo discorso stamattina, comandante. Assolutamente sì, la funzione sociale è quella che deve animare l'agire di ogni carabiniere. Ritengo che oggi questa sia la funzione primaria della nostra organizzazione e deve esserlo per tutte, diciamo, le istituzioni che sono impegnate al servizio di una collettività, di una comunità che deve essere costantemente stimolata, ma rispetto alla quale istituzioni e forze di polizia devono essere in grado di interpretare i veri bisogni del cittadino, della gente, per poter dimostrare in modo sempre più concreto questa vicinanza al territorio. È il modo per gestire quella rassicurazione sociale e renderla al meglio, che è il nostro obiettivo primario. Lei ha sottolineato come i suoi uomini, ma in generale i carabinieri, duri con chi compie reati, ma a disposizione comunque dei cittadini che si fidano di loro. Assolutamente sì, è un messaggio che ho voluto indirizzare con forza ai miei carabinieri, perché è su questo binario che poi si deve tentare il recupero della fiducia, quando questa è necessaria recuperarla, oppure l'affermazione sempre maggiore di questa fiducia, di questo rapporto di affezione che lega popolazione a carabinieri. Poi un passaggio sui mass media. I mass media io li riconosco come un elemento portante della società. Sono coloro che danno voce all'impegno delle istituzioni, e quindi tra queste anche le forze di polizia e l'arma dei carabinieri. Ne sanno riconoscere l'operatività e sanno anche fare da cassa di risonanza proprio di questa rassicurazione sociale di cui ciascuna comunità oggi ha bisogno. Assessore Pupa Tarantini, oggi è il 205° anniversario della festa della nascita dell'arma dei carabinieri. Come comune di Oristano avete contribuito con alcune installazioni che richiamano alla mente la violenza sulle donne. Perché? Perché dopo esserci incontrati con Domenico Cristaldi, il loro capo provinciale, abbiamo ragionato sul fatto che i carabinieri devono essere al fianco dei cittadini, ed essendo i cittadini rappresentati dal comune di Oristano e il comune di Oristano essendo capofila di un progetto contro la violenza, il gioco è stato semplice e l'operatività ne è scaturita di conseguenza. Ecco, naturalmente l'arma dei carabinieri, così come tutte le altre forze di polizia, aiutano
aiutano a prevenire, ma più che prevenire probabilmente per la prevenzione ci vuole più un discorso sociale, un po' più di ampio respiro, casomai puniscono, rintracciano chi commette il reato e poi lo arrestano. E invece no, noi insieme ai carabinieri vogliamo mandare un messaggio differente, che l'arma dei carabinieri non punisce e non sancisce solamente, ma accoglie, guida, aiuta chi si trova in pericolo. E il comune di Oristano è al suo fianco in questa operazione. Quindi chi ha dei problemi di questo tipo può rivolgersi anche all'arma dei carabinieri? Assolutamente sì, adesso apriranno un settore con personale altamente qualificato e quindi i cittadini potranno rivolgersi tranquillamente come all'amico della porta accanto. Monsignor San è stato nominato dal Santo Padre presidente dell'Accademia Pontificia di Teologia. Ci vuol dire di cosa si tratta? È un'accademia che ha più di 300 anni di vita. L'anno scorso abbiamo fatto i 300 anni di vita alla fine di gennaio. Gli accademici siamo stati ricevuti in udienza dal Papa e ha rinnovato questo che è l'impegno specifico di questo organismo della Santa Sede. Dunque è un organismo della Santa Sede, come tale della Curia Romana, ed è inserito nell'ambito del Pontificio Consiglio della Cultura. Come è composta questa accademia? È composta da 40 teologi che sono presenti in tutte le parti del mondo. È un numero chiuso, sono 40 i membri. Quando uno di questi membri diventa vescovo, diventa cardinale, allora a quel punto diventa ad honorem, per cui i membri fissi sono 40, i vescovi e i cardinali sono parte, sono membri effettivi, ma con questa specificazione ad honorem. E uno si potrebbe chiedere, ma perché questa differenza? Consiste in questo, che allora il teologo come tale è uno studioso, ricerca, può fare delle ipotesi e può anche sbagliare facendo delle ricerche, facendo delle ipotesi. Il vescovo come tale ha un ruolo diverso, quello di difendere l'unità della fede e di essere guida e maestro del popolo santo di Dio. E quindi capite che sono due ruoli diversi, uno è ricerca, un altro è guida. Questo giustifica la differenza tra membro effettivo e membro ad onore. Che cosa fa? Qual è il compito specifico di questa accademia? È quello di trovare forme di dialogo con il mondo della cultura in genere, in modo specifico con le scienze umane e direi anche con le scienze naturali. Il mondo è in continua evoluzione, le sfide sono numerosissime e la teologia deve affrontare queste sfide e trovare le parole dalla scrittura, dal Vangelo, dal Magistero e direi anche da una impostazione razionale della vita. Questo è, diciamo, in estrema sintesi la fisionomia dell'Accademia e quali sono i suoi compiti. La sua reazione alla notizia? La reazione è stata, allora, non tanto di sorpresa perché ero stato messo in allarme dal mese di settembre in poi. Si era cercato un po' di trovare dei candidati per farli inserire in una terna e mi era stato detto che io ero uno di questi candidati per una terna. Quando poi la terna è stata composta, mi è stato detto che ero il primo della terna e a quel punto si dice che 2 più 2 fa 4, quindi non è che la sorpresa semmai è stata iniziale quando mi si è detto che dovevo essere inserito in questa terna. Quindi adesso si tratta solamente di avere un sentimento di gratitudine nei confronti del Santo Padre perché ha voluto darmi questa nomina. Gli ho già scritto una lettera di ringraziamento e adesso occorre rimboccarsi le maniche e non stare tanto a pensare ai privilegi quanto ai compiti che sono impellenti e per i quali occorre preparare delle risposte possibili. Senza soluzioni di continuità, lei adesso lascia l'incarico di arcivescovo di Oristano e continua a lavorare a Roma. Beh, direi, tanto per non perdere l'abitudine, insomma. Quindi per 36 anni ho fatto la vita
io dico così, la vita del teologo, perché ho insegnato, ho fatto dei convegni, conferenze, ho pubblicato. Venuto ad Oristano ho cercato di fare la teologia della vita, ecco, perché il contatto con la gente fa emergere un atteggiamento diverso nei confronti della realtà che vivi. Un conto è stare dietro una cattedra e descrivere un fenomeno, un conto è stare accanto a un malato di SLA e ai genitori di un figlio che è terrorista o tante altre situazioni umane. Allora ti rendi conto di come la realtà è complessa e devi dare un orientamento, una risposta a questa complessità della vita. Per cui io direi che adesso ritorno a Roma arricchito da questa umanità, perché effettivamente, il Papa ce lo ricorda, state attenti a quando fate teologia di non fare questo procedimento, di partire dal testo e poi arrivare al contesto. Occorre invertire questo paradigma, partire dalla realtà, dal contesto, vedere quali sono le domande e poi trovare possibili risposte a queste domande. Quindi non dal testo al contesto, ma dal contesto al testo, cioè dalla vita, dalla realtà della vita a come va interpretata, illuminata dalla luce della fede questa vita concreta.